Torniamo dunque a parlare di servizio civile universale e di realtà impegnate nell'ambito del sociale. Quella che andremo ad aprire quest'oggi è una pagina particolarmente importante perché parliamo della Fondazione Sacra Famiglia, un'organizzazione che opera da più di 125 anni accogliendo, curando e accompagnando bambini, adulti e anziani che soffrono di complesse e gravi fragilità. Abbiamo in collegamento Skype questa mattina, davvero con piacere, Don Marco Bove, che è presidente della Fondazione Sacra Famiglia. Buongiorno e benvenuto, Don Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il servizio civile è un'importante possibilità per dare il proprio contributo, soprattutto in una fascia d'età giovane, in realtà importanti come la vostra. Importanti perché? Innanzitutto il tema della solidarietà dovrebbe essere già di per sé, come dire, sentito dalle giovani generazioni, ma perché farlo in una realtà come la vostra? Beh, dunque, anzitutto la nostra realtà si occupa di persone fragili e molto fragili, dove però la fragilità ha bisogno di una risposta non solo di carattere sanitario, medico, competente, ma soprattutto di una risposta che sia anche relazionale, mi verrebbe da dire affettiva. Certo, non è più come in passato dove i disabili venivano in qualche modo nascosti, proprio quando il nostro fondatore, Monsignor Domenico Pogliani, appunto, alla fine del 1800, esattamente 1896, iniziò quest'opera, la chiamò appunto un ospizio, ospizio Sacra Famiglia, un luogo di ospitalità. La cultura era ben diversa. Oggi invece sulla disabilità e sulla fragilità c'è una cultura completamente diversa, di accoglienza, di attenzione, però evidentemente soprattutto su questo aspetto, non tanto tecnico, appunto scientifico, professionale, ma relazionale. Appunto, le persone che noi accogliamo, che noi ospitiamo, che vivono presso le nostre strutture, hanno bisogno di persone che certo li aiutino nelle piccole e grandi vicende quotidiane, ma soprattutto appunto di persone che possano con loro stabilire una relazione di bene, di affetto e di vicinanza. Questo è, credo, il punto fondamentale. In un reciproco scambio, Don Marco, possiamo dire di crescita sia da parte di chi opera fattivamente, concretamente accanto a queste persone, ma anche nei confronti di queste persone che danno il loro contributo indirettamente. Ecco, avvicinarsi a persone con fragilità arricchisce entrambe le posizioni. Assolutamente sì, anzi, parlando ultimamente anche con i nostri responsabili del volontariato in Sacra Famiglia, ci siamo resi conto che i giovani che oggi arrivano e che chiedono di poter fare questa esperienza sono un po' diversi dal passato. Sono giovani magari con desiderio, con disponibilità, ma anche con un certo grado di fragilità, come se appunto questa esperienza in qualche modo potesse aiutarli anzitutto ad entrare in contatto con aspetti e dimensioni della vita che non sempre loro affrontano, ma anche, come dire, rafforzarsi nella loro personalità, nella loro capacità evidentemente poi di guardare alla vita e di fare scelte di vita. L'altra cosa interessante è questa, appunto, spesso sono giovani. Diciamo che il servizio civile è previsto tra i 18 e i 28 anni, giovani che stanno orientandosi nella loro vita, si preparano a fare delle scelte, appunto, e questa esperienza spesso li aiuta a orientarsi in due direzioni, sia nel senso della scoperta di se stessi. Non pensavo di essere capace di occuparmi di queste persone, scoperta appunto di doni, di capacità, ma anche di possibilità lavorative. E dunque le due cose si saldano molto bene. Devo dire che a me capita di incontrare sempre il gruppo dei ragazzi all'inizio e poi di fare con loro una chiacchierata finale e tutti dicono quasi la stessa cosa, cioè questa esperienza mi è servita anzitutto per non solo conoscere il mondo della fragilità e della disabilità, ma anche per conoscere me stesso. Mi sento più sicuro, più sicura, mi sento pronto, pronta ad affrontare davvero una scelta di vita, una professione e qualcuno, appunto, non tanti, ma qualcuno sceglie anche delle professioni sanitarie e sociosanitarie, proprio a partire da questa esperienza. Quindi possiamo dire, Don Marco, che questi ragazzi, ricordiamo la fascia come ci diceva, dai 18 ai 28 anni, hanno delle aspettative che non solo vengono confermate poi svolgendo l'attività di servizio civile nella vostra realtà, ma addirittura vengono corroborate.
Sì, devo dire di sì. Ce lo raccontano e ce lo confidano dopo. Io sono arrivato a fare questa esperienza, ma avevo dei timori, dei dubbi, non sapevo se certo il mio amico me ne aveva parlato, mia mamma, magari qualche nostra dipendente, appunto ha spinto un figlio, una figlia a fare questa esperienza. Mia mamma me ne aveva parlato, però io non sapevo se sarei riuscito, se sarei riuscita. Dunque le aspettative sono, come dire, intrecciate anche con dei timori, con dei dubbi su se stessi, sulla loro capacità. Quando dicevo fragilità dei giovani di oggi è un po' questo, cioè appunto qualcuno che inizia e poi magari si perde a metà strada e quindi vengono fuori difficoltà anche insospettate, non solo appunto doni e possibilità. Però devo dire che proprio anche per il tipo di progetti e di possibilità che offriamo come fondazione, di solito cerchiamo anche di abbinare, di fare una sorta di abbinamento tra il ragazzo, la ragazza, le sue capacità e il tipo di servizio che può servire. Magari la persona è più portata con l'anziano piuttosto che con la disabilità grave. Quest'anno, tra l'altro, poi abbiamo tre progetti in particolare. Uno più legato al mondo dell'autismo, che abbiamo intitolato Ci siamo, un altro che abbiamo chiamato Creativamente, che è legato ai nostri laboratori artistici, quindi va a toccare di più la qualità della vita, il tempo libero, e il terzo invece è più legato alle attività motorie, l'abbiamo chiamato appunto Diamoci una mossa, per dare un po' un tema, un Certo. titolo un po' anche simpatico, che è legato appunto a tutta quell'attività fisica che apparentemente dimenticata per persone fragili e disabili, invece mette in atto, risveglia appunto tutta una parte che stimola anche dal punto di vista cognitivo la persona che ha qualche fragilità, sia per l'età anziana, sia per la disabilità. Ecco, quasi per dire come tante volte cerchiamo anche di tenere insieme le caratteristiche, le qualità dei ragazzi e i progetti che intendiamo sviluppare. Ecco, questi tre progetti sono un po' la novità di quest'anno. Ecco, ambiti sicuramente diversi, tutti importanti e se vogliamo nella loro realtà molto delicati, quindi occasione di crescita sicuramente importante per questi ragazzi. Don Marco, quali sono le sedi coinvolte in questi progetti e come fare per fare domanda? Sappiamo che c'è tempo ancora fino al 10 febbraio. Sì, dovrei fare una premessa doverosa perché Sacra Famiglia è in rete con altre due grandi realtà italiane che sono la Lega del Filo d'Oro e la Fondazione Don Gnocchi. Per cui diciamo che il progetto è un progetto complessivo che è stato chiamato Io faccio bene. Poi per quanto riguarda invece Sacra Famiglia in particolare, noi siamo presenti su tre regioni italiane. Anzitutto la Lombardia, dove abbiamo 11 strutture che si sono appunto rese disponibili per questo tipo di progetto, la sede centrale di Cesano Boscone, ma anche Abbiategrasso, le sedi Varesini, le sedi Lecchesi, per cui la cosa migliore è appunto o chiamarci direttamente attraverso il sito o scrivere attraverso appunto i canali che troverete sul sito. E poi abbiamo una sede in Piemonte, a Verbania, anche lì abbiamo riservato dei posti, e due sedi in Liguria, Andora e Pietralingue. Diciamo che i nostri ospiti e il tipo di progetto è lo stesso in tutte le sedi, poi evidentemente nelle diverse realtà sono accolti ospiti con necessità e bisogni diversi, ma diciamo che il progetto è lo stesso, è un progetto unitario. Quindi direi che la cosa migliore è proprio questa, cioè prendere contatto e poi con i nostri responsabili vedere qual è la sede più opportuna e il servizio più indicato appunto per il ragazzo o per la ragazza che si affaccia appunto alla nostra realtà. Ecco, in conclusione, Don Marco, abbiamo parlato delle motivazioni che spingono questi giovani a fare una esperienza come quella proposta o quelle proposte dalla Fondazione Sacra Famiglia nell'ambito del Servizio Civile Universale. Ecco, ma da parte sua un appello, un invito magari a quei giovani che ci stanno ascoltando e che non hanno mai pensato di poter fare un'esperienza del genere. Cosa, si sente di dire loro? Ma un invito caloroso, cioè soprattutto chi è in un momento in cui ha bisogno di
chiarire un po' le proprie scelte, le proprie decisioni del futuro e anche chi vuole davvero fare un'esperienza che, lo dico quasi con forza, lascerà un segno bello e profondo nella tua vita, guarda, rischia, fai un passo, vedrai che quello che scoprirai di te, della realtà e anche di persone che magari non sempre riconosci nella loro bellezza e nella loro profondità, sarà un dono enorme per te, arricchirà la tua vita, ti renderà una persona, un uomo, una donna più umano, più vero e più profondo. Ecco, direi che questo diventa l'occasione anche per te, di riconciliarti con le tue fragilità per poter accogliere e sostenere le fragilità degli altri. Vieni, ti aspettiamo. Grazie di cuore Don Marco Bove per questa bella parentesi che ci ha offerto quest'oggi, una finestra sul mondo della solidarietà e un invito davvero importante che speriamo possa toccare i cuori di tanti giovani. Intanto abbiamo visto anche più volte il sito internet della Fondazione Sacra Famiglia per chi volesse maggiori informazioni non solo rispetto ai progetti relativi al servizio civile, ma anche e soprattutto alle attività svolte dalla stessa Fondazione. Don Marco, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti.